Coach, la prima in casa è andata, è stata dura. Tigers Forlì è una squadra tosta, ma i ragazzi stasera ce l'hanno messa tutta, erano grintosi, avevano gli sguardi giusti per iniziare questi playoff nel modo giusto. Sì, siamo stati, abbiamo impattato bene la partita, siamo stati intensi al posto giusto, però mi viene a dire anche, ci mancherebbe altro, nei playoff si gioca, sono partite senza domani, quindi bisogna giocare con la cattiveria, l'energia e quasi l'urgenza, la disperazione di fare il massimo. E, guarda, devo essere sincero, a tratti invece potevamo far meglio, penso che abbiamo margine di miglioramento per gara 2, abbiamo vinto solo il primo tempo, questa non è una vittoria come quella del campionato, è una vittoria intermedia, bisogna andare a vincere a Forlì perché se si vuole far stare nei playoff bisogna vincere le trasferte e per vincere a Forlì bisogna fare meglio di stasera. La squadra deve fare meglio soprattutto nella gestione dei momenti, come dire, un po' complicati della partita in cui i tiri non vanno dentro, non si trovano magari, non c'è la giusta circolazione di palla, non si trovano tiri aperti e magari ci si incaponisce anche in alcune entrate, poi ci sono delle situazioni in difesa in cui non è che manchi l'aggressività ma magari manca anche la lucidità, c'è un fallo speso. No, non sono d'accordo con questa analisi. Dell'attacco sono contento, sono fisiologici degli errori, sono fisiologici delle palle perse, è fisiologica qualche forzatura. Comunque l'attacco, troviamo sempre delle risorse. Quello che dobbiamo migliorare per andare a vincere mercoledì è perché abbiamo permesso troppi canestri facili. Dobbiamo mettere il corpo, mettere la fisicità, non permettere tiri da sotto facili, usare di più il dinamismo sui recuperi, perché siamo a livello di eccellenza, siamo a playoff, incontriamo una squadra che probabilmente nel nostro girone sarebbe stata fra le prime quattro e vogliamo andare a vincere mercoledì, perché poi dopo mettere una stagione alla monetina in una singola partita sarebbe un peccato e è un rischio troppo grosso. Una nota positiva però, tra tutte le note positive stasera che abbiamo visto, è che ogni giocatore che hai messo sul parquet ti ha dato delle risposte subito, è stato subito pronto, faccio alcuni nomi ma emblematici, De Leone che ha giocato pochi minuti, è stato subito pronto, subito reattivo, Ondomengue che veniva da uno stop e che come dire, non era semplice rientrare dopo alcuni minuti giocati a Moncalieri ed essere subito presente, insomma voglio dire giocatori come Erkma che durante la stagione sono cresciuti, si è visto il miglioramento progressivo e soprattutto si è visto la qualità nel minutaggio anche minimo di alcuni giocatori. Ma sì, io penso che innanzitutto per sintetizzare il discorso che hai fatto fino adesso, abbiamo fatto una buona partita, una partita da 7, per andare a vincere a Forlì bisogna fare una partita da 8, questo per sintetizzare, quindi sono nettamente maggiori le note positive, le note dall'area da migliorare te l'ho detto dove sono, quindi siamo positivi e ottimisti. Il discorso di allargare le rotazioni a tutti, chiaramente si gioca fra 4 giorni, voglio che tutti siano coinvolti, voglio che tutti siano partecipi ai destini della squadra e devo dire che in questo senso qui hanno risposto tutti bene e tutti hanno dato un contributo e questo, se vogliamo far strada, se vogliamo provare a allungare la stagione, è fondamentale. Difesa per riuscire a strappare la vittoria a Forlì e andare sui binari giusti. Ah, senz'altro, nei playoff ci vuole di fare partite difensive importanti, l'attacco è una variabile, può andare bene, può andare male, ma come ci è successo altre volte, noi dobbiamo andare a vincere le partite anche se al tiro tireremo con percentuali più basse.